tratta, a mio modo di vedere, di un atto di guerra. Atto di guerra che va specificato su due fronti precisi. Primo, io per la prima volta assieme a voi ho la possibilità di andare al comune e dire questo è quello che voglio. E voglio che sia così. Seconda cosa, io voglio che questo regolamento venga presentato dal signor Sindaco, perché gliel'abbiamo posto come condizione, se vuoi il nostro appoggio, se vuoi che la piazza ritorni ad essere tua sostenitrice, allora devi essere tu a portare avanti le nostre esigenze. Le nostre esigenze sono queste. Non sappiamo cosa si decide nel nostro spazio, non abbiamo voce in capitolo, stiamo studiando il modo per partecipare. Terza cosa, la più importante, la battaglia sarà subito dopo, perché queste pagine che sono costate tanta fatica ai nostri amici, e io mi fido del loro lavoro, sicuramente saranno stravolte. È lì che dovremo intervenire tutti quanti per mantenere le cose sacrosante che avete detto tutti, che sono principi veri della rivoluzione che stiamo facendo, rivoluzione con la R minuscola, per carità, però è una cosa fondamentale. Qui stiamo coprendo un gap generazionale che aveva tenuto l'Aquila lontano dalla vita democratica di almeno 20, per almeno 20 anni. Stiamo recuperando questo terreno, lo facciamo in condizioni di emergenza, difendiamo una linea unitaria sulla quale poi dovremo combattere. Fine.